Beh, ovviamente un grazie al Comune, non è un caso che siamo qua nella sede dove viene custodito il violino, perché ci ha concesso e permesso di fare questa importante e preziosissima trasferta, ci ha concesso di portare il violino a Milano. Come nasce questa iniziativa? Nasce dall'idea di fondo di trovare l'emblema, un qualche cosa di emblematico che unisse due culture, quella ligure e quella lombarda, perché è questo lo spirito con cui noi ci presentiamo da domani a Expo. E allora dal punto di vista culturale mi sono chiesta che cosa potesse essere di tale valore da poter essere emblematico per testimoniare il confronto e l'unione di due culture, e ho pensato che fosse proprio questo violino, perché era suonato da un grande Paganini, da un genovese, ed è un grande gioiello per Genova, ma è appunto nato ed è stato creato dalle liuterie di Cremona. E allora di fatto per una sera, e sarà il 14 dicembre alle 20 all'auditorium di Palazzo Italia, torna di fatto a casa il violino nella regione appunto dove è nato, per essere suonato da una grande violinista, la prima violinista della Scala, che è una ragazza, pensate, di soli 26 anni, Laura Marzadori, e credo che anche questo sia un segnale, una donna che suona il violino di un grande maestro di fine 700, primi 800, giovane, quindi un grande segnale anche per i giovani. Penso che sia un momento importante per tutti, per Genova, per la nostra cultura, per questo scambio culturale con la Lombardia. Ci saranno ad ascoltare il violino i nostri ragazzi, i ragazzi del conservatorio, i ragazzi appassionati di musica ligure, di musica ovviamente di questo tipo, di musica classica, ma ci saranno anche i ragazzi del Conservatorio di Milano e soprattutto i ragazzi della scuola di liuteria di Cremona, nonché il museo di Cremona. Il museo del violino sarà presente, ci sarà la direttrice che farà anche una sorta di introduzione insieme al professor Mellace, che è storico della musica qui della nostra università, il sovrintendente Roy e proprio anche il conservatore del violino. Quindi sarà un momento di dialogo, di racconto di quello che è stata la storia di questo violino, di quello che è stata la storia di Paganini e di Cremona, e poi di grande ascolto di queste note. Ci sarà una scaletta molto interessante in due tempi di concerto di Laura Marzadori. Penso sia davvero un momento preziosissimo, di altissimo livello, che possa testimoniare l'unione di queste due regioni. Direi che è memorabile l'uscita del cannone di Paganini per l'Expo dopo quasi 10 anni di sosta. Il cannone quindi si presenterà lunedì sera alle 8 all'Expo come ambasciatore non solo di Genova, non solo del territorio, ma dell'Italia tutta. Importante il lavoro che come Comune facciamo nella manutenzione, nella cura di questo capolavoro realizzato dagli liutai cremonesi, e il cannone proprio è reduce di lavori di restauro e di una cura di un particolare comitato scientifico. Come Comune siamo contenti di aver intrapreso questa strada di valorizzazione di Paganini, che è partita col concorso internazionale di violino e con la sua massima internazionalizzazione, e che lunedì avrà a Milano il suo momento più importante, il cannone Paganini, ambasciatore della cultura italiana. Allora, intanto non possiamo parlare di restauro, perché questo non fu fatto. Il termine restauro implica una serie di lavori strutturali, quindi che riguardano proprio la struttura e la cassa dello strumento. Invece nel 2004 operammo quello che fu considerato un recupero storico. È stato un lavoro che, di indirizzo più iconologico e storico, nel senso che attraverso la ricostruzione di tutto il materiale fotografico conservato nelle collezioni private a Palazzo Tursi e in altri archivi, siamo riusciti a ricostruire mano a mano l'immagine del cannone dalla sua donazione. A questo punto, resisi conto che dal dopoguerra furono fatte alterazioni consistenti nella parte di utilizzo del cannone, quindi sugli accessori mobili, che sono i piroli, la tastiera, il ponticello, e avendo avuto la fortuna di recuperare i vecchi accessori di Paganini, che sono tuttora conservati qui nella vetrina, abbiamo deciso di operare delle coppie degli accessori paganiani e rimetterli sullo strumento, in modo da restituire l'aspetto storico al cannone come fu al tempo del grande virtuoso.